Buongiorno. In questo intervento voglio affrontare e discutere con voi tre spinosi e delicati temi che sono o sono stati dirimenti nell'insegnamento scolastico e nella pubblica istruzione. In tutti e tre i casi io mi trovo a schierarmi, mio malgrado, contro la scuola e dalla parte della cultura. Partiamo dall'inglese e diciamo subito che con la globalizzazione sta nascendo una nuova questione della lingua. Io, forte della mia prolissa incompetenza, non voglio perdere tempo a mettermi in mezzo, altri ci ha già pensato. In anni non molto recenti, infatti, Francesco Alberoni ha scritto, non senza severità, che sarebbe ora di adottare in tutte le scuole l'insegnamento di una seconda lingua unica in tutto il mondo. La scelta ricadrebbe ovviamente sull'inglese. Alberoni sostiene che l'italiano ha cessato di essere un veicolo di comunicazione universale e sta riducendosi allo status di dialetto europeo. Potranno sopravvivere grandi aree linguistiche parlate da più nazionalità o imperi, quali il francese, lo spagnolo, il russo, il cinese e forse l'arabo. Ma per l'italiano, come per il tedesco o per il turco, non vi è, almeno a detta di Alberoni, alcuna possibilità di sopravvivere, neppure come area linguistica subalterna, poiché tutte queste parlate si ridurranno lentamente ma inesorabilmente ai margini del grande flusso di civilizzazione. Parole dure, dunque, e duramente scritte. Così dure da sembrare tradotte in italiano dall'inglese da parte di un traduttore che non legge, purtroppo, da troppo tempo, il Boccaccio e l'Ariosto. Certo, il progressismo catastrofistico di Alberoni ha il suo fascino, soprattutto in tempi incerti e ambigui come i presenti. Io, d'altronde, ho sempre desiderato discutere con gli zingari sulla morale utilitaristica, dell'amore divino e terrestre con i ceremissi, di pacifismo con gli islamisti, degli stati di alterazione chimica con i nigeriani e i colombiani, dell'etica deontologica del lavoro con i cinesi, di animalismo e diritti umani con gli arabi. Lo agogno proprio questo costruttivo e arricchente confronto con il diverso e con l'altro, con il lontano mangiatore di cani levantino e con il cammelliere in turbante africano. E spero tanto, una volta o l'altra, di riuscirci. Ma nel frattempo mi piacerebbe commentare con voi, così alla rinfusa, questa che, me ne rendo conto, è un'idea certamente non priva di una ragionevole e ragionata irragionevolezza. La prima osservazione che mi viene in mente è che Alberoni ha un'idea troppo centrale di periferia. Se si prende in considerazione tutto il mondo, può, su scala planetaria, non essere così chiaro che cosa sia la periferia. Se il centro del mondo è, insomma, New York, non è impossibile che a livello mondiale esista un altro centro. D'altronde, nell'Ottocento, un certo ecclesiastico danese indusse molte persone di cultura a imparare questa lingua piuttosto periferica, e negli stessi anni romanzieri dialettali scrivevano in dialetto russo e ucraino opere rivelatesi poi decisive. In secondo luogo, che cosa vuol dire dialetto? Posso essere d'accordo con l'opinione che l'inglese sia la lingua della cultura universitaria, della cultura scientifica, ma quello che Alberoni chiama il dialetto è il linguaggio dell'esperienza, il linguaggio dei simboli ambigui, dell'occulto e del polivalente. Alberoni forse dimentica di un articolo di Alberoni su alcuni termini orientali per designare le ore della vita inquieta, le ore della vita calma e le ore della vita illuminata dalla gioia teoretica. Si tratta di esperienze oscure, ma innegabili, come tutte le esperienze, che si collocano e svelano solo in un particolare sistema linguistico e non in un altro. Vi è infine una obiezione fatua eppure essenziale. Come si comporta il linguistico nei sogni? L'inconscio è indifferente alla seconda lingua, può impararne al più alcune parole, ma solo di riflesso, e comunque le userà in modo
approssimativo e sbadato, taumaturgico oserei dire. L'inconscio è rigorosamente legato al dialetto nativo e materno, poiché è legato all'esperienza e indifferente alla cultura. Si potrà dire che il nostro serbatoio di sogni è retrogrado e inetto, forse, tuttavia è proprio lì. E ogni notte ci manda i propri fantasmi, ci racconta le sue storie, dai molti sensi o totalmente prive di senso, ci fa incontrare i personaggi del nostro passato e talora del nostro futuro. Ci suggerisce la fantasia che la nostra vita sia una favola, forse insensata, ma indubbiamente dialettale. Come gli scongiuri, le filastrocche, le parole che designano la gioia teoretica, i sogni sono indifferenti al grande flusso della civilizzazione e si occupano di altro. Ecco, il punto è proprio questo. L'inglese può anche essere il futuro, ma la lingua nativa di ognuno, sia essa l'italiano per un italiano o l'inglese per un inglese, è il passato e, si sa, il futuro a piedi nuovi ma cuore antico. Veniamo ora a un altro argomento che è il latino, l'insegnamento del latino nelle scuole. Il latino è indubbiamente una lingua morta, nel duplice senso che una lingua ora estinta è ormai incapace di comunicare anche solo di riflesso. Il latino è morto. Il latino scolastico, questo baba beccaris delle intelligenze infantili, questo cerbero messo a guardia di un tesoro di filastrocche, di cantilene, scongiuri inutili, fatture sbagliate e misteriose formule magiche, di sermoni incomprensibili ed esorcismi da far morire dal ridere anche il più incolto dei diavoli medievali. Questo latino, dunque, questo latinaccio, qua va effettivamente allo sprofondo, va agli inferi, alla malora. Il latino è morto. Ma, come usano i fantasmi, lattiginosi ma vanitosi, ha fatto di tutto per scomparire adagio adagio. In questi ultimi anni abbiamo sentito ripetere che il latino è formativo, poiché favorisce ed esercita il problem solving, insegnando a ragionare. Si è detto che il latino è il nostro fondamento culturale. Qualcuno si è strappato i capelli, poiché gli avevano detto che l'Italia, l'Europa, la civiltà, quella con la C maiuscola, si reggessero sui pilastri delle cinque declinazioni studiate, compitate, recitate e odiate sui banchi di scuola. Qualche persona ragionevole ha detto che forse la cosa non era poi tanto tragica né minacciosa, come Luigi Firpo, che ha saggiamente scritto che qualunque studio razionale, matematica o tedesco che sia, è formativo. Io vorrei sommessamente dissentire da tutto ciò, poiché tutto può essere formativo, incluso l'araldica e lo strutturalismo, tutto eccetto che il latinorum per minorati mentali che si insegna nelle scuole. La sua sepoltura, anzi la sua fucilazione prima e sepoltura poi, mi pare quindi un puro e semplice atto di igiene mentale, al pari di un atto di disinfestazione. Quel latino lì era una cosa mostruosa, era un Frankenstein rabberciato e rattoppato, una roba da fantascienza proprio. Ci deve essere qualcosa di guasto in un insegnamento che in molti anni, all'epoca addirittura 8, non riesce a rendere un allievo capace di leggere un'opera in lingua originale. In realtà ci hanno insegnato delle sciocchezze e proprio perché erano tali lo hanno fatto in modo vessatorio e dogmatico. Un esempio su tutti. Ve la ricordate quella bella declinazione vis roboris che ci insegnavano come irregolare? Perché naturalmente tutto in quella lingua era irregolare e un'eccezione. Ebbene, quella declinazione non è mai esistita, nessun antico romano l'ha mai usata, né per iscritto né parlando. Non si sa bene chi l'abbia inventata, ma pare che sia stato un tale Luigi Ceci nel 1905. Alla stessa maniera, la tormentosa differenza tra un itaque e un supposto itaque probabilmente non è mai esistita.
Chi vuole saperne di più può leggere il lucido e malinconico libro di Traina e Bernardi Perini, intitolato Propedeutica al latino universitario, opera del 1977 che forma in pratica un lungo elenco di tutte le fregnacce che ci hanno inculcato a scuola spacciandocele per scientificamente provate. Ma anche così il problema permane. Riuscirà mai a imparare il latino uno che l'ha studiato in questo modo così deleterio? Imparare può essere difficile, ma disimparare è certamente un martirio. Quando anni fa mi sono rimesso al latino, mi sono sentito come un viaggiatore che arriva, poniamo in America, con una barca di dollari e finisce per scoprire, una volta approdato, che sono tutti soldi falsi. Poiché ora il problema del latino è stato esorcizzato, il problema del latino ora comincia a farsi serio. Per chi si occupa a qualsiasi titolo di letteratura o di divinità olimpiche, il latino è un tema tanto angoscioso quanto illuminante. Per chi parla italiano e sia coinvolto con la lettura o intrallazzi con la scrittura, evitarlo o affrontarlo sarà una scelta decisiva. La nostra prosa, a cominciare dal Boccaccio e dal Petrarca, è una ininterrotta lotta con l'angelo del latino, fino a tutto il Seicento e oltre. La nostra è una cultura e una letteratura di scrittori bilingui. Ma il problema non è storico. Il problema è che il latino è, per lo scrivente italiano, insieme un modello e una sfida. Macchine verbali di straordinaria sottigliezza e complessità sono state organizzate e messe in moto da non più di una ventina di scrittori. Cicerone è naturalmente uno degli esempi più sconvolgenti e, direi, disorientanti di quello che si può fare con una pura invenzione verbale. Ma il latino non è l'italiano, il suo fascino è ironico, stremante, esasperante. È un modello di possibilità linguistiche e stilistiche e insieme di impossibilità sintattiche. La pregnanza, la modulazione e insieme lo sgarbo e la drammatica dinamica di cui è capace scuotono le basi della nostra fede in un italiano comodo. Gadda, che era ciceroniano fino all'osso, chiamava maestro dell'anacoluto quell'avvocato celebre per la rotondità della sua prosa che si svolgeva in monumentali, lente, morbide volute, spiranti in improvvisi guizzi di geniale, irregolare asimmetricità. Di questo fantasma lo scrivente italiano non può liberarsi. Esso non è consolazione né pace, ma enigmatico tormento e indifferente sfida. Si potrà giudicare assurdo e inattuale il progetto di tornare a misurarsi con la lingua morta di una letteratura arcaica, ma tutto è relativo. C'era chi scriveva prima, chi scrive adesso e chi scriverà dopo, e le generazioni di scrittori e autori si succederanno fino alla fine dei tempi. Ma quando Machiavelli leggeva Livio, o quando Plotino rivitalizzava Platone, ecco, allora, chi era contemporaneo e chi era antico? Ci si stancherà pure di questo basic Italian a cui ci hanno abituati e assuefatti i vari Eco, Moravia, Pasolini e compagnia bella. Terzo e ultimo argomento, la tesi di laurea. Concludiamo con questa tanto temuta e terribile tesi di laurea. Mi ricollego qui a un noto intervento di Matteo Saudino per TED intitolato «La scuola non serve a niente». Per proporre alcune personalissime e certo non condivise se non dagli studenti che sono qui i veri interessati in questa faccenda e le vere vittime di questo vero e proprio relitto dell'istruzione, alcune personalissime riflessioni dunque su un tanto esausto quanto inutile istituto scolastico, la tesi di laurea.
L'Italia discute ormai da decenni sulla riforma universitaria. Quello che era il dibattito originario si è però via via trasformato in una strascicata, pigra e soporifera berlingata attorno al fuoco, in una sorta di perenne inverno fatto di lunghi, desertici silenzi, di ricordi vaghi, fantasticherie sottovoce e chiacchierate infinite e senza senso. Il gran giorno della patacca. È così che chiamo la discussione della tesi di laurea. Esco un momento, 2 o 3 punti in più, io la proclamo dottore. Non ho mai capito perché, nelle discussioni sommesse e sonnolente sulla riforma universitaria, non sia mai stato posto in auge, o almeno non lo sia mai stato fatto con la dovuta veemenza, il problema della tesi di laurea e la proposta della sua abolizione. Dalla mia modesta esperienza accademica, prima come allievo e cultore della materia, poi e infine come ricercatore, non posso non trarre la certezza che la tesi di laurea sia in realtà un puro e semplice fatto allucinatorio, un cerimoniale, se vogliamo, in senso psichiatrico però, come quello di non so quale personaggio che prima di dormire doveva disporre per 7 volte, se non ricordo male, un limone con una punta rivolta verso ciascuna finestra della camera da letto. Si potrebbe sostenere che tutta l'università sia una forma allucinatoria e sarebbe difficile da negare. Se è così, la tesi di laurea è il culmine, l'apice e la vetta del delirio marasmatico postmoderno. La tesi di laurea è un finto libro fatto male su un argomento piuttosto irreale e di nessun interesse, che spesso non viene scritto e di rado viene letto. Questa è la definizione che dava della tesi di laurea Giorgio Manganelli. I modi per non scrivere una tesi sono semplici, il più immediato e diretto è di farla scrivere a qualcun altro e in genere sono le tesi migliori, ma per lo più il candidato non le legge o non le legge con convinzione o con attenzione, fa confusione, non si ricorda che cosa vuol dire quella dotta parola o quella parola desueta, il senso di colpa e la protervia poi fanno il resto dirottando la sua mente nel nulla. Altri mettono assieme citazioni da libri sull'argomento, indipendentemente da qualsivoglia esigenza di coesione e coerenza testuale. Ricordo di una tesi di un mio amico, nella quale testi e tesi marxisti, ateocristiani, liberali, conservatori, progressisti, deutero-leninisti e liberisti si accostavano, giustapponendosi in un perfetto ecumenismo critico. Qualcuno, è vero, fa la tesi con coscienza, non lo si può negare. Costui, il coscienzioso, che abbia, poniamo, una tesi sul gatto, procederà seguendo questo modus operandi. Prima ricercando e schedando tutta la bibliografia sul gatto, poi recandosi all'Ovanio, piuttosto che a Tbilisi, dove ha scoperto un testo assolutamente fondamentale sul gatto, poi facendo fotocopie di dispersi articoli usciti in riviste della provincia di Nairobi, infine organizzerà il suo lavoro in capitoli e redigerà l'indice. Il gatto nella storia, il gatto nelle religioni, sociologia del gatto, fenomenologia del gatto, il gatto come simbolo onirico, il gatto come simbolo fallico e insieme, strizzando l'occhio a Netflix, gatti e razzismo, l'integrazione negata nella odierna società occidentale. Che i gatti siano semplicemente per la strada non lo sa o comunque non lo interessa perché è una nozione non formalizzabile e quindi dispersiva. Tempo fa ricordo che Umberto Eco aveva scritto un libro estremamente gradevole, divertente e lucido, un po' manageriale forse da manager giovane, aggressivo, cui piacciono le cose ben fatte, che insegnava come si fa una tesi di laurea ed era talmente accattivante da fare venire la gola di laurearsi da capo. Eco ha un suo modo squisito di sussurrare, raccontare e inventare le erte vie e le tortuose trame che portano a una buona tesi di laurea, ma bisogna resistere. Certo che se anche io avessi letto questo libro durante la redazione della mia tesi di laurea,
avrei imparato a fare cose che non saprò mai fare e mai più imparerò. Ad esempio le note a piedi pagina, troppo tardi, tutt'altro che sordo al richiamo della vita e della carne, troppo vivace e iperattivo per frequentare metodicamente gli antri muffosi delle buie biblioteche nostrane, incapace di compilare schede, catalogare argomenti e redigere note, mi sono ridotto a fare il genio. Miserabile fine, potreste dire voi, per chi era nato per gli studi, ma in questo modo mi sono almeno potuto esentare da tutto ciò che non so fare, che è appunto tutto. Ad ogni modo, il motivo per cui bisogna resistere al richiamo della sirena di Eco è che, a mio avviso, è giunto il momento di espellere questa cerimonia da quel che resta delle nostre facoltà. Lo dirò più chiaramente e sia chiaro una volta per tutte. Io detesto profondamente le tesi di laurea, deploro le ore che ho sperequato a scriverne, non credo che qualcuno abbia mai imparato qualcosa dalla tesi di laurea, eccetto che le infinite strade dell'umiliazione e dell'astuzia. Considero dissennata la pratica della tesi di laurea, a conclusione obbligatoria degli anni di corso. Il pensiero che ogni anno, migliaia e migliaia di alberi vengano immolati per la stampa di volumi, parte inutili e parte truffaldini, mi riempie di orrore. Il pensiero che ogni anno questi volumi vengano inoperosamente ammucchiati nell'empia biblioteca degli archivi universitari mi fa davvero venire la voglia di cambiarmi d'abito e trasformarmi da semplice Omar in Omar l'incendiario. E ciò per una semplice ragione che, come diceva Perelman nel Trattato dell'argomentazione, per quanto si ammettano le combinazioni più diverse e complesse, esse non rifletteranno mai la complessità proteiforme delle nozioni non formalizzate. A me pare di vedere, insomma, adombrato dietro alla coazione alla laurea, il falso mito del progresso e la pretesa di sottoporre e assoggettare al metodo scientifico fatti per nulla formalizzabili. Accetto la laurea e la tesi di laurea come dottorato di ricerca affinché chi sospetta di avere l'inclinazione a fare libri impari a farne facendone uno, ma per il resto, quanti dottori, che dottori non sono affatto, si sono laureati con testi comprati già belle fatti, con tesi riciclate o scritte su commissione da sicari intellettuali come se fossero uxoricidi? E della tesi compilativa ne vogliamo parlare, fatta con colle e fotocopie o con il più moderno mezzo del copia e incolla messo a disposizione dei moderni programmi di scrittura automatica. Questa tesi sarà poi tutta questa straordinaria esperienza intellettuale? Non credo proprio. Credo invece che sia ormai diffusa la convinzione che l'esperienza di scrivere una tesi, di mettere assieme una ricerca di seconda, terza o addirittura quarta mano, sia del tutto periferica, una semplice bizzarria a cui bisogna adeguarsi e acconciarsi, perché a un certo punto bisogna pur venirne fuori da quest'università. A mio avviso, e in ultima istanza, l'istituto della tesi di laurea resiste perché poggia sulla stantia e suicida utopia universitaria, scientista e tecnicista, di poter trasformare tutto ciò che di non dialettizzabile offre l'esperienza, dunque storia, arte e letteratura, in un discorso critico che assurga a superiore platonica repubblica delle lettere. Che un nuovo modo di intendere l'università e la ricerca cominci con una cacciata dall'Eden, dal paradiso o d'Olimpo che dir si voglia, mi piace molto. Grazie per l'attenzione.